Ciao ragazzi, qui Giuliano De Danieli dagli uffici di Prima Posizione. Come state ragazzi? State bene? State alla grande? Spero veramente di sì. Di che cosa parliamo oggi? Mi avete fracassato le puntini puntini su questo concetto. Giuliano, ma come si affronta la resistenza al prezzo? Incontro un sacco di clienti che mi dicono che sono caro, che mi dicono che il mio prodotto, il mio servizio lo trovano a meno. Che cosa devo fare? È sempre possibile risolvere o affrontare la resistenza al prezzo? Risposta no. Risposta no. Perché risposta no, ragazzi? Perché se tu incontri un potenziale cliente che ha un budget predefinito, un budget predefinito cosa vuol dire? Vuol dire, questo è classico delle grandi aziende, classico del manager, ok, di una grande azienda o di una media azienda che deve fare un acquisto, solitamente il manager ha un budget prestabilito, predefinito per fare un acquisto. Diciamo che tutto ciò che ti allontana dalla vendita è questo budget predefinito. Allora, com'è che si chiude una trattativa in caso di budget predefinito? Beh, ragazzi, non è che ci siano tante strade, tante alternative. O noi, la nostra azienda, il nostro prodotto, il nostro servizio si allinea a quel budget lì, cioè abbiamo la possibilità di arrivare a quel budget predefinito, altrimenti perderemo la vendita. Tipicamente il budget predefinito lo troviamo soprattutto nelle grandi aziende, le classiche grandi aziende che fanno anche gare d'appalto, e quando ci troviamo di fronte un manager. Quando abbiamo questo connubio, grande azienda e manager, 9 volte su 10 dobbiamo affrontare questo ostacolo del budget predefinito. Com'è che si chiude la trattativa di fronte al budget predefinito? Dovete assolutamente avvicinarvi, arrivare a quel budget lì predefinito, a meno che questo budget predefinito non sia un budget predefinito fittizio. Cosa vuol dire fittizio? Vuol dire che magari scavando, parlando con quel manager, parlando con quella grande azienda, scoprite che in realtà non è qualcosa di assolutamente vincolante, nel senso che all'azienda comunque interessa, al manager di turno interessa anche il risultato che porta a casa. Allora, se vedete che il risultato, ok, pesa di più rispetto al prezzo e magari riuscite a spostare l'attenzione del manager, l'attenzione di quell'azienda verso il risultato, ecco che allora non avrai più il problema del budget e magari riuscirai a piazzare la vendita. Ma torniamo a noi. Resistenza al prezzo tipicamente si manifesta quando il cliente dice: uno, sei troppo caro, ok, oppure dice: due, lo trovo a meno. Allora, queste sono due tipiche forme di resistenza al prezzo. La domanda che dobbiamo farci è, ragazzi, quando queste due resistenze dipendono dal venditore, quando dipendono dal cliente, e se ovviamente dipendono dal cliente, 9 volte su 10 non si può fare nulla, ok? Vediamo prima quando queste due resistenze magari dipendono dal cliente. Allora, una l'abbiamo scritta prima: grande azienda, budget predefinito. Oppure due, cliente medio, cliente piccolo, cliente privato, che ha una determinata dotazione finanziaria. Se ad esempio voi dovete cambiare auto, ok, e avete un determinato budget in testa, è inutile che il venditore di auto vi proponga auto che costano di più, perché non ha senso, no? Perché avete quel budget e quindi la vostra dotazione finanziaria quella è. Quindi non ha senso, ragazzi, andare a raccontare, andare a spiegare prodotti e servizi che magari costano di più se un cliente ha una determinata dotazione finanziaria. Perché? Perché ci risponderà sempre: ma questo è troppo caro per me, oppure potrebbe anche dirti magari lo trovo a meno. Quando è che invece queste due resistenze al prezzo dipendono dal venditore? Dipendono dal venditore quando magari il venditore non ha capito effettivamente qual è la dotazione finanziaria del cliente, o quando magari non ha capito quanti soldi ha da spendere
e insiste, ragazzi, ricordatevi che la vendita non è insistenza e la vendita non è convincere qualcuno ad acquistare qualcosa. La vendita è capire il cliente, capire bene cosa gli serve e accompagnare il cliente nella scelta più giusta per lui. Se il cliente ti dice sei troppo caro o lo trovo a meno, probabilmente tu venditore gli stai proponendo qualcosa che ai suoi occhi è magari eccessivo. Allora, che cos'è che puoi fare? Beh, innanzitutto devi indagare, quando ti dice sei troppo caro, devi indagare sul perché ti dice che sei troppo caro. Perché? Cioè, perché sono troppo caro? Quindi una domanda che potresti fargli è: ok Mario, sono troppo caro in base a che cosa? Perché pensi che io sia troppo caro? A quel punto là il cliente potrebbe dirti: beh guarda, lo stesso prodotto, lo stesso oggetto lo trovo a questo prezzo. Se effettivamente lui ti dimostra che è lo stesso oggetto e che lo trova meno, a quel punto lì non puoi fare tantissimo, nel senso che o gli dai qualcosa in più o sei spacciato. Oppure ti dice: lo trovo a meno, ok, lo trovo a meno perché, ecco, fate attenzione qui che molto spesso i clienti, se soprattutto non sono esperti di ciò che vendete voi, quindi del vostro prodotto, del vostro servizio, fanno confusione, quindi magari confrontano le pere con le mele, le banane con l'uva. Quindi in questo caso lo trovo a meno, la cosa che ti consiglio è: trasformati, mettiti il mantello del consulente e proponi al tuo cliente di verificare assieme a lui le offerte che hai in mano per capire se effettivamente sono confrontabili, per capire se effettivamente stiamo parlando della stessa cosa. Ti accorgerai facendo questa operazione che 9 volte su 10 il cliente confronta cose che non si possono confrontare, ok? Una volta che hai capito quindi il perché e che hai indagato e che sei andato a fondo sul perché sei troppo caro e sul perché magari lui lo trova meno, chiedi al cliente come si può risolvere il problema. Quindi, nome del cliente, virgola, come possiamo fare? Quindi, sostanzialmente, chiedi al cliente una soluzione. A quel punto là, se hai creato un buon rapporto con il potenziale cliente, ti dirà lui qual è la soluzione. Quindi magari potrebbe dirti: ma anziché darmi il prodotto A, dammi il prodotto B, cioè dammi qualcosa che effettivamente costi meno. Oppure potrebbe dirti: fammi un ulteriore sconto. Oppure potrebbe dirti: allungami il pagamento. Tutti questi, ragazzi, sono sostanzialmente segnali d'acquisto, perché il cliente ti sta guidando, ti sta dicendo: guarda, il prodotto A effettivamente per me è troppo caro, non hai qualcos'altro che magari ha qualcosina in meno e che costi meno? Oppure magari il sei troppo caro riesci a gestirlo semplicemente facendogli uno sconto ulteriore, oppure riesci a gestirlo allungandogli un po' il pagamento. Ecco, quando il cliente ricade qui fammi un ulteriore sconto, o ricade qui allungami un po' il pagamento, vuol dire che sostanzialmente ha capito che il tuo prodotto, il tuo servizio è meglio di quello che gli altri concorrenti, che gli altri tuoi concorrenti propongono. Quindi il sei troppo caro in realtà è un'obiezione mascherata, cioè della serie: voglio comprare da te, però vieni incontro magari sul pagamento, vieni incontro, fammi qualcosina di sconto. Oppure: voglio comprare da te, però dammi qualcosina che costi meno, perché in questo momento ho questi soldi da spendere, ho questo budget da spendere. Quindi la resistenza al prezzo sostanzialmente si affronta con queste tre modalità, cioè proponendo qualcosa al cliente che costa meno, ma magari ha qualcosa in meno, proponendo al cliente un po' di sconto in più, oppure dilazionando un po' il pagamento. Questi sono tre modi super efficienti che potete usare da domani mattina per affrontare la resistenza al prezzo, che tipicamente è: sei troppo caro o lo trovo a meno. Qui, una volta che hai indagato, prova a chiedere al cliente una soluzione. 9 volte su 10 o addirittura 10 su 10 ti dirà: dammi qualcosa che costa meno, oppure ti dirà: vabbè dai, fammi un po' di sconto che procediamo, oppure ti dirà: allungami il pagamento che risolviamo la cosa. Ok ragazzi, bene, per il momento è tutto anche per oggi. Mettete in atto subito questa procedura che vi ho detto, perché nella vendita l'azione è tutto, cioè per imparare a vendere, per imparare bene queste tecniche di vendita che vi spiego, dovete usarle giorno per giorno, e fatemi sapere come va. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, accendete la campanellina per avere le notifiche, perché pubblico 3 video a settimana in ambito vendite, marketing e web marketing. Se avete amici venditori o amici imprenditori, per cortesia consigliategli il mio canale. Per il momento è tutto,
Ciao ragazzi e azione!